Ma hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Crontono in un nuovo video di Nazuma Eleven. Vediamo un po', ce la facciamo stavolta? Nei pressi del club di calcio, nei pressi, proprio vicino lì, eh. Dai che ce la facciamo stavolta, dai, dei ragazzi, dai, eccoli qua. Siamo acquattati dietro le macchine. Non hai sentito? L'allenamento è terminato. Se ti strapazzi troppo non sarai in grado di giocare domani. Oh, vuol dire che non ho speranze? Che non c'è nient'altro che possa fare? Jordan, io non ho intenzione di perdere il mio posto in squadra, per niente e per nessuno. E se rimango al livello in cui sono, rincorrerò per sempre un posto da titolare. Sarà un'eterna riserva. Per te è tutto più facile. Nell'Alius era la punta di diamante. Non sai come ci si sente essere un'anonima seconda scelta. Mi dispiace che la pensi così, Jordan. E ancora di più, mi rattrista il tuo atteggiamento verso il calcio. Pensavo che avessi dimenticato una volta per tutte la vicenda dell'Alius Academy e che questo ti avesse aiutato a migliorare. Sul serio? Prima giocavi come se ti mancasse sempre qualcosa, come se fossi troppo concentrato sul risultato. Ma ultimamente ho visto che sei cambiato. Giochi col cuore e riesci a divertirti sul campo come mai prima d'ora. Ormai sei diventato un giocatore di vero e dei migliori campioni della Epsilon o della Genesis. Ma ora sei stato scelto per la nazionale. Hanno voluto proprio te, non qualcun altro. Adesso sei tu che devi credere in ciò che ti ha permesso di arrivare in nazionale, delle tue abilità di grande calciatore. Beh, ecco. È da un po' che lavoro a una nuova tecnica speciale. So bene che l'allenatore Trevi si è detto di terminare l'allenamento, ma sono così vicino a perfezionarla. Perché non me l'hai detto prima? Se c'è una nuova tecnica speciale da imparare, sono il primo a farsi avanti. Davvero? Grazie, Xavier. Neanche ci notano? Ma com'è possibile? Xavier, Jordan. Nessuno è in grado di tirarti su di morale quanto un compagno di squadra, vero ragazzi? Xavier ha ragione. Diamo il meglio di noi sul campo se ci divertiamo. Giocare a calcio deve essere divertente, non ha senso. Divertente? Ma giocare a calcio con te non è divertente. Che succede, Austin? Tutto bene? Non è niente. Grazie, ma non ho bisogno d'aiuto oggi. Mia madre sta molto meglio. Ci vediamo. Ma Austin, aspetta! Ora puoi rimettere Xavier e Jordan in squadra, vuoi farlo? No, guarda, li lascio fuori. Non li voglio più vedere. Mi fanno schifo. Il giorno seguente. È giunta l'ora di giocare contro il Qatar! Ci siamo allenati molto duramente. Adesso andiamo lì fuori e diamo il massimo! Sì, capitano! Non temere, Mark, siamo tutti con te. Wow, Jordan, ti vedo carico oggi. Thor, aiutati che certo aiuta, si dice così, no? E io mi sono aiutato con una lunga sessione di allenamento speciale. Beh, se tutto questo allenamento speciale non dovessi bastarti in campo, non venire a chiederci aiuto. Non raccolgo le tue provocazioni, Caleb. E non ho intenzione di cedere il mio posto in squadra, tanto meno a uno come te. Bla bla bla. Che paura, Il problema è che Caleb è forte. È quello che mi fa incavolare, perché è un maledetto idiota, ma è fortissimo. Forza, ragazzi, dobbiamo andare allo stadio. Se non raggiungiamo gli spogliatoi presto, non avremo tempo di cambiarci, tanto meno di riscaldarci per bene. Avanti! Preparati per la partita negli spogliatoi. Come ci prepariamo in una partita negli spogliatoi? A parte cambiarci, ovvio. Allora, siete pronti ad affrontare Qatar? Bene, entriamo in campo. Seguitemi! Ma non ci siamo cambiati, allenatore. Allenatore? Benvenuti al secondo turno delle qualificazioni! Oggi si affronteranno l'Inazuma Japan e i Leoni del Deserto del Qatar! Come faranno gli intrepidi giapponesi a superare il vigore fisico e il complesso gioco dei giovani qatarioti? Catarioti, ho letto male.
Oggi è una giornata davvero torrida. Auguriamoci una pioggia di gol. È torrida? Beh, in effetti sta iniziando a fare caldo anche qui. Ha ragione, sto morendo di caldo. Sto già sudando anche senza muovermi. Che esagerazione, amico. Dalla mia parte questa non è altra carietta fresca. Ma non tutti siamo grandi e forti come te, Harley. Io, per esempio, sono un fanciullino tanto delicato. Delicato tu? Certo, fratello. Salve, capitano Evans. Che la pace sia con te. Ah, e tu da dove sei spuntato? Sono onorato di fare la tua conoscenza. Mi chiamo Bilal Khalil, capitano del Qatar. Mi auguro che la partita di oggi si concluda senza spiacevoli imprevisti. Che la fortuna possa sorriderti. Namaste. Che spavento mi sono preso. È sbucato fuori dal nulla senza farsi notare, se non all'ultimo momento. Mark, il mister ti sta chiamando. È ora di andare a prepararsi. Va bene, stiamo arrivando. Scott? Che ti prende, Scott? Forza, datti una mossa. Incredibile. Non aveva nemmeno una goccia di sudore. Com'è possibile? Si muore di caldo. Ma, in effetti... Allora, chiariamo un punto. Il corpo umano inizia a sudare quando la sua temperatura è troppo alta. Non perché sei affaticato. Perché proprio il corpo deve raffreddarsi. Non è che tu sudi perché ti stai affaticando. Tu sudi perché il tuo corpo si deve raffreddare. Perché la temperatura è troppo alta. Allora devi trovare un modo di espellere tutto il calore in eccesso. E sudi. Possiamo cominciare, Mark? Bene, cominciamo con la seconda partita. Era ora. In bocca al lupo a tutti. Potete farcela. In bocca al lupo e in culo alla balena, si dice. Allora, Travis? Scusi, mister? Questa è la formazione iniziale. Hobbs e Stonewall, voi siete di nuovo in panchina. Tenetevi pronti ad essere chiamati in qualsiasi momento. Ricevuto, mister. Beh, Hobbs dovrebbe giocare, Austin. Beh, un'altra volta? Sì, e ci rimarrei a lungo. Grazie mille per avermi portato a vedere la partita del allenatore Hillman. È un piacere. Ho sentito che la tavola calda rimarrà chiusa per l'occasione. Sarebbe un peccato guardare la partita in TV, no? Ma come se la caverà, Austin? Per colpa mia non ha potuto allenarsi adeguatamente. Dovrà cavarsela. Credo che la sua prestazione potrebbe essere decisiva per la partita di oggi. Eh sì. Ottimo. Diamoci da fare, ragazzi. Hobbs, Stonewall, in panchina. Va bene. Stonewall, metti qua. Ehi, tu perché stai qui fuori? Bene, questa formazione mi piace. Ma poi la cambierò comunque sia. Bene. Allora, vi dico già chi terrò per sempre in squadra. Axel, Jack, Nathan, Mark, Archer e Xavier. Quelli che terrò sempre in squadra. Vediamo un po' sti tizi che livello sono. Più alto è 15. No, 20 il livello più alto. È il capitano. E ha una grande resistenza. Accidenti. Va bene, ragazzi, facciamo il nostro gioco. Tutti quelli che intralceranno il nostro cammino saranno spazzati via. Muoviamoci. Ma ci picchia. Questi giocatori del canale sono piuttosto bellicosi. Bellicosi, dici? O ci penso io a farli diventare bellicosi? Eccolo qua, va. Ti ho già rubato palla. Axel, è tua Axel, bene. Avvitamento esplosivo. Avanti, para questo, para. Ah, ok. Eh no, baby. Yeah, Rio. Hey. Troppo bella Rio. Ok, e un gol è fatto. Abbiamo le tecniche speciali, Teletrasporto 36. Vabbè, sì, anche perché comunque sia ora il giocatore, essendo umano, ha più punti tecnica.
Ne facciamo già un altro? No, stavo un attimo pensando, dico, ma faccio la tecnica, la tattica speciale o non la faccio? La faccio o non la faccio? Non la faccio, passo a giù del tiro. E vediamo un po' se ce la facciamo. Ah, no. Stavolta non c'è. Ma che mano aveva quello? Tutto qui, come tutto qui? T'ho fatto gol prima. Imbecille. È stupido. Avete un portiere idiota. Non si fa. Non si fa. Uffa. Tormenta di sabbia, vortice di sabbia, tempesta di sabbia avrete pure sicuramente. Questo c'è la scivolata di sabbia. Oh, attenzione. Eccolo qua. Aspetta però, se rubo palla con lui. No. Sforbiciata atomica, però c'è sempre la sabbia. Alla fin fine... Oh mio Dio, no, Kazemaru. Kazemaru Ichirota, conosciuto anche come Nathan Swift. Bravo, Nathan, bravo. Oppla, ho sbagliato passaggio. Ho sbagliato passaggio. Tu corri qua, tu, maledetto. Oh, bene. Attenzione. Ma qua poi... Aspetta, no. Sbagliata proprio quello. Non so, non ho idea. Stavo un attimo riflettendo dove poterla passare, ma ragazzi, non... La squadra inizia a dare segni di cedimento. Non dire sciocchezze, però in effetti questi nel deserto giocano a un ritmo davvero invidiabile. Tutti i giocatori hanno perso alcuni punti di energia, ma dai. Non dovrebbe esserci niente a bloccarmi? Forse il capitano che è un difensore? No. Beh, gol questo. Ottimo. Goal! Continuiamo a fare pressing. Ah, certo che continuiamo, Mark. Stai scherzando? Guarda, già 2-0 stiamo. E questa sarebbe la grandissima squadra del Qatar? Mustafa è portiere, certo. Stereotipo. No, a dire vero, Mustafa è un nome molto comune nelle parti... diciamo in Africa in generale. Ok. No, mamma mia, sto touchscreen maledetto. E dai, però l'avevo passata. Non va. Uffa, che seccatura quando è così. Fine primo tempo. Questo era gol, dai, facevo un altro gol, facevo. Il nostro fisico abituato ad assolvere la nostra inesoribile resistenza e la nostra arma vincente. Dovrebbe fare ancora più caldo. Spero che la tempesta sia travolta questi poveri illusi. Era per quello che giocavano in quel modo. Il loro piano era logorarci. È il momento di fare sostituzioni. Hobbs, sei pronto? Io? Sì, mister. Ancora nessuna chance per me? Peggio per voi. Contiamo solo te, Austin. Sì, capitano. Metti in campo Austin e Axel. Austin a posto di... A questo punto di Jordan, perché Jordan anche forse non ha... A parte come astrale non ha nulla. Non giochiamo. Mia! Mamma mia, che scatto. Feroce. Tira, Austin! Proprio come nella scorsa partita. E questa volta la porta è vuota. Forza, Austin, tira. Tua? Eh? Che cosa ti salta in mente? Sei cieco? Sei a un tiro di schioppo dalla porta, stupido! Grazie, amico. No, il deserto ci hanno rubato la palla. Hobbs, cosa combini? Avevi un'occasione d'oro, perché non hai tirato? Io ho pensato che tu avessi maggiori possibilità, Axel. E poi è meglio che io non segni. Perché no? Che cosa dici? Oh, Austin... Non sarà ancora quella vecchia storia? Il ragazzo è un talento naturale, devi vederlo giocare. Così mi avevano detto. Ogni volta che gioca la sua squadra vince con un vantaggio straordinario. E non stavano esagerando. No, lui prendeva possesso della palla e in un battibaleno segnava di nuovo. Ma la sua bravura metteva in ombra i suoi compagni e loro si sentivano inutili. Con te squadra non è divertente giocare a calcio.
e alla lunga loro si sono stufati di giocare con lui. Da allora, la sola idea di segnare lo terrorizza. Così anche di fronte a una porta vuota riposta la palla a un compagno per paura di sentirsi di nuovo emarginato. Non capisce che in questo modo sta solo sprecando il suo grande talento. Dovrebbe mostrare alla gente la sua bravura. Beh, non possiamo fare molto al riguardo. Per vincere questi timori, ha bisogno di essere circondato da giocatori altrettanto validi. Ora li ha trovati, ma non ne è ancora consapevole. Austin, si può sapere che stai facendo? Che vuoi dire? Cerco di passare la palla ai miei compagni in modo che possano segnare. Questo è il mio compito, giusto? E se gioco in questo modo, nessuno potrà sentirsi offeso. Anzi, si divertiranno tutti. Spero tu stia scherzando! Perché mai dovresti preoccuparti del divertimento degli altri? Giochi per l'Inazuma Japan e stai partecipando alle qualificazioni per il campionato mondiale. Siamo qui per dimostrare di essere i migliori al mondo, non per divertirci. Tienilo bene a mente. Ha ragione, Austin. Se non giocheremo tutti al meglio, non potremo mai vincere. Devi fidarti dei tuoi compagni. Giocare al meglio? Vabbè. Pensa a giocare. Non ti preoccupare per noi. Sappiamo cavarcela benissimo da soli. Mark, gioca alla grande e nessuno si offenderà o sarà invidioso di te. Facci vedere quello che sai fare. Dite sul serio. Potreste rimanere stupiti. È quello che vogliamo. Non sarà così facile sorprenderci, Austin. D'accordo, allora. L'avete voluto voi. Avanti, ragazzi! Passate la palla ad Austin! Austin ha recuperato tutti i PT. Ok. Scusate se ho tagliato l'ultima parte di Mark, ma... niente, è andata così. Oh, vai, mo. Axel, Mark, è arrivato il momento di dimostrarvi cosa sono veramente in grado di fare. Gioco con delle persone veloci quanto me, al mio stesso livello. Devo fidarmi di loro. Esatto. Mostraci la tua vera forza, Austin! Perfetto. Non vi tratterrò più. Guardate questo tiro. Pronti? Ruggito dalla tigre! Mamma mia, che bello! Che bello! Eccolo qua. Allora è questo il vero Austin Hobbs. Formidabile! Austin, sei stato formidabile! Già. Sapeva di cosa era capace, vero mister? Ed è per questo che ho aspettato prima di metterlo in campo. Un piano davvero geniale. I giocatori del Qatar hanno una resistenza straordinaria, ma sono umani anche loro. Adesso mi spiego l'allenamento focalizzato sulla resistenza. Così saremmo stati in grado di stancarli nel primo tempo. Poi entra in campo Austin e bam! E sistema tutti, mi piace! Ogni giocatore ha 6 punti di forza. Basta sfruttarli fino in fondo e la vittoria è assicurata. Se non facciamo gioco di squadra e non impieghiamo queste risorse al momento giusto, rischiamo di perdere. E se non usiamo al meglio le nostre abilità, non arriveremo mai in finale. Questo è poco, ma sicuro. Lui fa... Attivo il furore. Perché è bello il furore. Abbiamo vinto, abbiamo vinto! Impossibile. I leoni del deserto non conoscono sconfitta. Ha! Perché non sapevate che avreste avuto a che fare con una tigre? Però vi siete difesi bene. La vostra vittoria è più che meritata, Evans. Vi aspetto un futuro radioso. Che la fortuna sia con voi. Namaste. I livelli non mi convincono. Mi allenerò ancora. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato il secondo turno! Yeah! Austin, amico mio, ora sì che fai sul serio. Hai fatto scintille sul campo. Quante botte sta da. Aia, basta così. Quel buco gli hai dato alla fine. Hai dato veramente il massimo. Non sei andato male, ma hai ancora molto da recuperare. Ma come? Non hai ancora visto niente. Vincerò anche la prossima partita e poi dritti alle finali del Football Frontier International. Oh certo. Questo è poco ma sicuro. Sembra un'altra persona. Sembra che vero Austin sia davvero inarrestabile.
Beh, non so voi, ma sono davvero contento di averlo in squadra con noi. Ma se sei un giocatore così bravo, come me non ti abbiamo mai visto a Football Frontier? Perché io non potevo partecipare, tonto. Non potevi? E perché? Il problema è perché ho solo 11 anni, ecco perché. Cosa? Hai 11 anni? Quindi vai ancora alle elementari? Beh, questo spiega tutto. Il Football Frontier è un torneo per gli studenti delle scuole medie, mentre il Football Frontier International è aperto a tutti i giocatori sotto i 15 anni. Vai ancora alle elementari? Sì, ma non credere che solo per questo il tuo posto di cannoniere sia sicuro. Prima o poi riuscirò a superarti, caro Axel. Il tuo nuovo pupillo promette bene, Axel. Ora, io vorrei dire una cosa, no? A 11 anni, ok, ma perché parla come un uomo? La voce è troppo da adulto. Già. Eccolo qua. Uno che entrerà in squadra molto presto. È stata una bella partita, non credi? E sembra che anche quel problema di cui mi parlavi sia stato risolto. Infatti, Ostinov si è imparato a fidarsi dei compagni di se stesso. In questo modo potrà sfruttare tutto il suo potenziale. D'ora in avanti migliorerà di partita in partita. Sì, sì, molto interessante, ma non riesco a concentrarmi con questo caldo. Forza, andiamo a prendere un gelato. Di corsa, però. Amico, stai con una felpa, è ovvio che è caldo. Evans, la tua squadra non smette mai di stupirci. Hidetoshi Nakata. La prossima tappa sarà l'ultima partita del girone asiatico. E se la vinciamo entriamo nella fase finale del torneo. Oh, mi sembra un sogno. Cos'è stato? Questa sensazione non mi è nuova. Oh, la... Siete voi! Bene, 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 Evans. Dvalin, sei davvero tu? Dai, ho smesso di usare quel nome. D'ora in avanti chiamami Dave Quagmire. Dave Quagmire? Sarebbe il tuo vero nome? Silenzio! In caso non l'avessi capito, siamo tornati per pareggiare i conti una volta per tutte. Preparatevi a perdere! Allora ci rivediamo, Mark Evans. Cosa? Allenatrice, non capisco, cosa ci fa lei qui? Mark non riesce proprio ad usare la testa. Prova a pensarci un po' su. Inazuma, siamo venuti a sfidarvi e il vincitore rappresenterà il Giappone a livello mondiale. Sì, va bene, mi sta bene. Colmi di speranza, ci apprestiamo ad affrontare la partita decisiva per le qualificazioni. Ma che ci fanno qui quei ragazzi? Scoprilo nel prossimo capitolo. L'Inazuma sfida il mondo. La mia squadra ha bisogno di me. Sono il loro capitano. Bene, allora, Mark. Dai il meglio. Poi sarò io a dover dare il meglio, comunque. Ma quanto mi ha fatto arrabbiare prima... Allora, prima cosa, ha passato da solo la palla. Fino a lì ci posso arrivare. Ma poi non mi tira. Non mi tira il giocatore. Perché non mi tira il giocatore? Questo touchscreen con il Zoom Eleven 2 andava benissimo. Col 3 no, non capisco perché. Ad ogni modo, cuoce, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Zoom Eleven che termina qui. In descrizione, come sempre, link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye.